Bene, in questo video parliamo appunto della teoria cinetica e in particolare vediamo come essa possa portare allo sviluppo di un'equazione, in modo del tutto teorico, un'equazione poi analoga, ricollegabile all'equazione di stato dei gas ideale e alle altre equazioni che abbiamo visto essere equazioni del tutto empiriche nel video precedente. Quindi ora la teoria, diciamo, si collega, vedremo come si collegherà invece alle leggi del tutto empiriche che abbiamo visto. Innanzitutto la teoria genetica, dobbiamo dire che si basa su un modello che è fatto da vari punti, ossia, innanzitutto il gas va considerato come un insieme di particelle di massa m, le quali si muovono di moto rettilineo uniforme e sia urtando tra loro, sia urtando contro le pareti, vanno a determinare la pressione. Quindi il gas consiste in un insieme di particelle che si muovono solo di moto rettilineo uniforme. L'altro punto importante è che queste particelle devono essere considerate come centri punti forme di massa. Ossia, cosa vuol dire questo? Che il loro volume è molto trascurabile rispetto al volume del recipiente, o meglio ancora, il loro diametro è inferiore alla distanza minima che mediamente li separa. Quindi ecco, il loro volume non va a influire sulle proprietà di sostanza. Gli urti poi di queste molecole tra loro e contro le pareti del recipiente sono urti di natura elastica. Cosa vuol dire elastici? Che l'energia cinetica media delle due particelle che si urtano si conserva, quindi non si trasforma in energia rotazionale o vibrazionale, ma si conserva. Ecco, questo è il punto fondamentale. Quindi, considerando questi punti, possiamo sicuramente dire che la teoria cinetica è valida. Ecco, infatti il nome teoria cinetica viene dal fatto che tutte le proprietà macroscopiche del gas sono considerate diretta conseguenza del moto molecolare. Da qui il nome teoria cinetica, cioè il fatto che le proprietà che abbiamo visto, pressione, volume, no? Moli, essere le proprietà del gas, sono determinate dal moto molecolare. Quindi non dalle interazioni tra le molecole che sono considerate nulle, ma solo da come le molecole del gas si muovono. L'equazione importante che deriva dalla teoria cinetica, poi vediamo come è possibile ricavarla. È questa, cioè P per V uguale 1 terzo di NmV quadro medio. Che cosa vuol dire? Allora, innanzitutto N sono il numero di particelle che ci sono, M è la massa di ogni particella, V è la velocità quadratica media di ogni particella, insomma. Beh, se andiamo a vedere questa equazione, siccome MV quadro e mezzi, diciamo, se lo dividiamo per 2 e qua moltiplichiamo per 2 questa energia cinetica. Beh, siccome l'energia cinetica è costante, a temperatura costante, come vedremo meglio dopo, la connessione appunto tra l'energia cinetica e la temperatura, questa parte è costante, quindi n è anche un numero costante, quindi vedete che P per V è uguale a una costante. Questo ricaviamo da questa equazione. Che cosa vuol dire che P per V è una quella costante? A temperatura costante? Beh, è proprio la legge di Boyle, se vi ricordate. Quindi la teoria cinetica altro non ci dà che un'equazione che è, se consideriamo la temperatura costante, è proprio la legge di Boyle. E anzi, ci dice pure da che cosa dipende questa costante. Vedete che dipende dalla velocità quadratica media, dalla massa e dal numero di particelle. Ma perché in questa equazione c'è la velocità quadratica media? Beh, perché la velocità delle particelle, di ogni singola anche particella, varia continuamente sia in modulo direzione che verso, e questo lo dobbiamo considerare in un'equazione. In particolare, la distribuzione delle velocità molecolari segue un andamento appunto di questo tipo, a campana, diciamo, anche se non è una campana, proprio una curva, volevo dire proprio simmetrica,
quindi vedete che la velocità più probabile, che è quella più alta, non coincide con la velocità media, proprio perché la curva non è simmetrica. Allo stesso tempo la velocità quadratica media è un po' più spostata in avanti. Vedete che qui riportiamo in grafico la frazione di molecole in funzione della velocità. Quindi è chiaro che la velocità più probabile è quella più alta, no? Perché è quella che è una frazione maggiore di molecole che hanno quella velocità. Però come vi ho detto, questa non è una curva simmetrica, perciò la velocità media non coincide con quella più probabile, ma comunque vicina ad essa. Comunque, da che cosa si vede essenzialmente da questa curva? Beh, si vede che la maggior parte delle molecole ha una velocità vicina alla velocità più probabile, come possiamo vedere meglio da quest'altra grafico, qui che è sempre lo stesso, solo che ho preso varie regioni. Vedete, questa regione in verde ha un'area molto vasta, quindi molte molecole hanno una velocità vicina alla velocità più probabile, quindi anche alla velocità media, che comunque abbastanza sarà da questa parte, no? Come vi ho fatto vedere prima. Quindi la maggior parte delle molecole ha una velocità vicina alla velocità media, mentre vedete come la regione, questa qui presentata dalle strisce blu, sia molto inferiore rispetto a questa. E quindi che cosa vuol dire? Che la probabilità che le molecole abbiano una velocità molto alta e bassa. Allo stesso modo, se andiamo a considerare un'area prendendola qui. Quindi, la distribuzione di Max Weber-Boltzmann cosa ci dice delle velocità molecolari? Che velocità molto alte o molto basse sono poco probabili. Quelle più probabili sono le velocità appunto vicine alla velocità media, perciò noi nell'equazione di prima abbiamo considerato la velocità quadratica media. Un'altra cosa importante è che questa distribuzione delle velocità varia al variare della temperatura. Vedete? Una temperatura molto bassa, la curva è stretta e verso velocità più basse. All'aumentare della temperatura, la curva inizia ad andare verso velocità sempre più alte e a schiacciarsi. Infatti, qui vedete quella gialla come sia veramente una curva larga e verso velocità sempre più alte. Quindi, che cosa da qui si capisce? Che aumentando la temperatura aumenta la velocità delle molecole, quindi aumenta anche il numero di molecole che hanno una velocità più alta, anzi la velocità media, vedete che come si sposta. D'altro canto, comunque la curva si abbassa anche, e questo è da considerare anche un abbassamento della curva man mano che la temperatura aumenta, quindi mentre qui vedete come era stretta e allungata. Quindi all'aumentare della temperatura le molecole hanno come media una velocità molto più alta. La curva che abbiamo visto è una sua espressione matematica, dove essenzialmente possiamo dire due cose, che dipende da due fattori. Uno è questo qui, ma mv quadro mezzi non è altro che l'energia cinetica. Quindi che cosa ci dice? Che a una fissata temperatura, quindi una temperatura diciamo costante, le molecole con energia cinetica alta, questo fattore ci dice che in realtà sono minori, quindi a una fissata temperatura le molecole che hanno un'energia cinetica molto alta è bassa la probabilità. Mentre l'altro fattore, che è essenzialmente questo, cioè la dipendenza della frazione di n su n dalla velocità quadratica, questo fattore aumenta il numero di molecole che può avere alta velocità, mentre rende nulla la possibilità che le molecole possano avere velocità nulla, perché se questo fattore si azzera anche di n su n, quindi è nulla la probabilità che una molecola possa avere velocità nulla. Quindi abbiamo da un lato un fattore che limita le molecole che hanno alta velocità, questo qui. Da un altro un fattore che invece favorisce le molecole a elevata velocità. E quindi questi due fattori si contrastano tra loro, si compensano, e da qui la forma a campana che vedevamo, no? Con un massimo e poi diciamo la curva diminuiva di nuovo, no? Da qui l'andamento a campana, appunto da questi due fattori che si contrastano. Ora ritorniamo all'equazione che avevamo prima ottenuto, vediamo che cosa possiamo,
cioè l'equazione che si ricava dalla teoria cinetica, e vediamo che cosa voglia dire questa equazione. Innanzitutto, se noi dividiamo e moltiplichiamo per 2, che cosa otteniamo? Beh, che questo qui altro non è che mv quadro mezzi è l'energia cinetica. Quindi possiamo riscrivere l'equazione in quest'altro modo, usando appunto l'energia cinetica. Ma possiamo fare un altro passo. Se considero il numero di molecole uguale al numero di Avogadro, vado a definire l'energia traslazionale media per mole, che è appunto l'energia cinetica per Na. Quindi energia cinetica per Na uguale energia traslazionale media per mole. Ma se andiamo a confrontare, vi ricordo, questa energia cinetica, questa equazione, no? PV uguale 2 terzi di energia cinetica traslazionale media, con quella che ci aveva dato, avevamo ricavato dalla legge dei gas. Andiamo un attimo il pennarello. Allora, vi ricordo che P per V, l'equazione di stato dei gas ideali, diceva che P per V è uguale a N T. Ma ora, se vado a prendere N uguale a una mole, posso paragonare questa equazione, PV mi diventa uguale a RT, no? E quindi, siccome qui stiamo considerando una mole, posso uguagliare le due equazioni, quindi 2 terzi dell'energia traslazionale uguale a RT. Da cui ricavo l'energia traslazionale, che quindi è uguale a 3 mezzi RT. Allora, questa è l'energia traslazionale media di una mole di particelle gassose. E vedete che è uguale a 3 mezzi RT, questo è importante. Cosa vuol dire? Beh, che l'energia cinetica dipende solo dalla temperatura perché R è una costante, ma lo vediamo ancora meglio se andiamo a considerare adesso l'energia cinetica media di una singola particella. Bene, allora abbiamo considerato prima l'energia cinetica media di una sola molecola, ma se voglio di una sola, di una mole di molecole, ma se io voglio considerare l'energia cinetica media di una singola particella, vado a dividere per Na l'espressione di prima. Ora, R su Na viene definita costante di Boltzmann e si chiama Kb, quindi otteniamo questa equazione. L'energia traslazionale di una singola particella è uguale a 3 mezzi Kb per T. Quindi ricordatevi, R dei gas ideali diviso Na si chiama costante di Boltzmann. E l'energia cinetica di una singola particella è uguale a 3 mezzi Kb per T. Questo è importante perché, come ho preannunciato prima, ci dice che l'energia cinetica di una singola particella dipende solo dalla temperatura, perché Kb è costante, 3 mezzi è un numero, quindi dipende solo dalla temperatura. Questo, diciamo, è quello che ci dobbiamo ricordare da tutto questo discorso della teoria cinetica, cioè ci dice quanto vale essenzialmente l'energia cinetica di una sola particella, ci dice che dipende solo dalla temperatura, ma allo stesso tempo ci dà pure un significato fisico di temperatura. E quindi la temperatura è la misura dell'energia cinetica media di una singola particella. Questo è, diciamo, il passo importante della teoria cinetica, la definizione dell'energia cinetica media di una singola particella gassosa. È la definizione di temperatura, oltre al fatto che, come abbiamo visto, l'espressione, l'equazione che sarà ricavata dall'energia cinetica, dalla teoria cinetica, è del tutto compatibile con la legge di Boyle. Adesso, infatti, andiamo proprio a derivare l'equazione che si ricava dalla teoria cinetica. Vediamo appunto cos'è questa teoria cinetica proprio in termini di numeri e come si fa a ricavare questa equazione. Allora, se questo non vi interessa potete andare avanti perché nel proseguo del video parliamo della legge di Van der Waals e poi anche della legge di Grammar, quindi se non vi interessa la dimostrazione potete andare avanti. Allora, come si ricava questa equazione? Beh, allora, innanzitutto che cosa vogliamo fare? Vogliamo calcolare la pressione che si esercita
considerando un recipiente, quindi su una parete del recipiente. Il recipiente è questo qui, questo parallelepipedo. Ora, per andare a calcolare la pressione che si esercita su questa parete, andiamo a costruire all'interno del parallelepipedo, in modo del tutto immaginario, un cilindro che abbia base C per T, c'è la velocità, T è il tempo. Ricordo che la velocità è spazio fratto tempo, quindi lo spazio è velocità per tempo, e abbia come base appunto quest'area A che va a collidere con proprio con la parete A, insomma. Ora noi all'interno di questo cilindro andiamo a considerare tutte le anzi sarà questo cilindro costituito da tutte le molecole che vi ho disegnato qui che andranno nel tempo T a sbattere contro la parete A. Quindi questo è solo un disegno che ci permette di capire quali sono poi le molecole che vanno a sbattere contro la parete A. E vediamo adesso come fare. Diciamo, dobbiamo usare, fare tre cose. Prima è calcolare la forza. Quindi ripropongo il disegno. La forza che si esercita su questa parete A. Beh, la forza innanzitutto è data da m per a. A è l'accelerazione, quindi è data da c fratto t, velocità fratto tempo. E quindi possiamo riscriverla in questo modo. M è costante, quindi io posso passare qui e quindi vediamo che la forza è anche la variazione della quantità di moto, m per c si chiama quantità di moto, nel tempo. Ma qual è la variazione della quantità di moto in questo sistema? Beh, la variazione della quantità di moto è quantità di moto iniziale finale meno la quantità di moto iniziale, ma la quantità di moto finale è negativa perché? Perché una particella, dopo che ha sbattuto contro la parete, torna indietro. Nel tornare indietro va lo stesso modulo, cioè lo stesso numero in termini di velocità, ma la stessa direzione, ma avrà verso opposto perché va nel verso opposto, cioè si muove non più verso la parete A ma verso la parete opposta. Questo fa sì che la velocità finale sia negativa e quindi la quantità di moto sia negativa. Perciò la quantità di moto finale è negativa meno quella iniziale vi viene meno 2mc. Quindi la forza la possiamo calcolare anche come variazione della quantità di moto, che è meno 2mc diviso delta t, ma in sostanza la forza la posso considerare anche come la variazione di quantità di moto di una sola particella per il numero di collisioni nell'unità di tempo t. Quindi dobbiamo calcolare il numero di collisioni nell'unità di tempo, che è la parte 2. Allora, il numero di collisioni nell'unità di tempo. Come lo calcoliamo? Beh, consideriamo innanzitutto il volume. Il volume del cilindro è la base appunto per C per T. C per T per A in sostanza. La densità anche dobbiamo considerare. La densità delle particelle che ci sono all'interno del parallelepipedo è data dal numero di particelle all'interno del parallelepipedo per il volume dell'intero parallelepipedo. Vedete che sto considerando il parallelepipedo, non il cilindro. Ma il numero di molecole che a me ci interessano sono quelle che stanno all'interno del cilindro, perché sono quelle che vanno a sbattere contro la parete A. E quindi le posso calcolare come la densità per il volume del cilindro. Ma la densità l'ho anche espressa così come sopra, e quindi mi viene che il numero di molecole all'interno del cilindro sono uguali a n numero di molecole del parallelepipedo diviso il volume del parallelepipedo per il volume del cilindro. E così abbiamo calcolato le molecole che ci stanno all'interno del cilindro. Il volume del cilindro a sua volta è uguale a A per C per T e quindi lo andiamo a esplicitare. Adesso però cosa abbiamo fatto in quest'altro passaggio? Il numero di molecole, diciamo, non tutte le molecole che stanno all'interno del cilindro sono quelle che vanno a urtare la parete A. Perché alcune andranno a urtare, si muoveranno in direzione verso l'alto, altre quindi verso y, altre si muoveranno verso z, siccome gli assi cartesiani sono 3,
dobbiamo considerare solo un terzo di queste particelle andrà verso la parte A. E di queste particelle, di questo un terzo di particelle che andrà verso X, solo un mezzo di queste andrà veramente verso la parete A, perché le altre si muoveranno verso meno X, no? Quindi andranno verso la parete opposta. Quindi in tutto fa un sesto, solo un sesto delle particelle che stanno all'interno del parallelepipedo sono quelle che mi interessano, cioè quelle che vanno a optare contro la parete A. Qui vi ho rappresentato schematicamente solo veramente le particelle che vanno a optare contro la parete A. Non vi ho rappresentato quelle che potrebbero andare verso Y o verso X, però verso meno X. Però comunque le dobbiamo considerare in questa computazione, quindi dobbiamo fare un sesto. Poi, se dividiamo per t, perché a me mi servono il numero di urti nel tempo t, come abbiamo detto prima, per calcolare la forza, e quindi dividiamo anche per il tempo. Si semplificano t e t, si semplificano, e alla fine mi viene questo. Un sesto n su v per a per c. Ora, l'ultimo punto è calcolare la pressione. Dobbiamo unire, diciamo, la quantità di moto con numero di urti per unità di tempo e calcoliamo quindi in questo modo la forza. Andiamo a semplificare il semplificabile, 2 sesti diventa un terzo, quindi c, siccome è presente sia qui che qui, diventa c al quadrato, e quindi abbiamo risistemato l'equazione in questo modo. Ma vi ricordo che la pressione è la forza diviso la superficie, quindi A. A e A si semplificano e vi viene questo. Chiaramente il volume era sotto prima, se lo riporto qui ho P per V uguale a un terzo mc al quadrato n, che si può migliorare andando a considerare che comunque non tutte le particelle avranno la stessa velocità, andando a considerare la velocità quadratica media, otteniamo l'equazione appunto che volevamo ottenere, cioè quella che abbiamo derivato dalla teoria cinetica, di cui abbiamo già parlato prima. Ora affrontiamo un altro problema, che è la legge di Graham. Graham, insomma, si preoccupò di vedere che cosa fa un gas quando passa attraverso un foro, la cosiddetta effusione del gas. Beh, lui vide che la velocità di effusione è inversamente proporzionale alla massa molecolare del gas, quindi più un gas ha una massa, diciamo, alta, più si muoverà, diciamo, in modo lento attraverso questo foro, mentre più è veloce, più volevo dire è leggero il gas, più facilmente passerà attraverso il foro, più velocemente passerà attraverso il foro. Quindi se io confronto due gas, due gas A con un gas B, faccio il rapporto tra le velocità, anche il rapporto dell'inverso dei tempi. Cosa viene? Viene insomma la radice quadrata di B, della massa molecolare di B sulla radice quadrata della massa molecolare di A, che è anche il rapporto delle densità. E quindi da qui si capisce che se ho due gas e li faccio effondere attraverso un foro, passerà attraverso il foro prima il gas più leggero rispetto a quello più pesante. La stessa cosa, oltre alla velocità di effusione, vale anche per la diffusione, cioè il passaggio di un gas attraverso la membrana. Infatti, su questa situazione iniziale, quindi due gas separati, in bianco il gas più leggero, in rosso il gas più pesante, la situazione iniziale è questa. Dopo un po' vedete che si è diffuso attraverso la membrana molto più velocemente il gas più leggero. Meno del gas più pesante è passato dall'altro lato. Ora, quindi la velocità sia di effusione che di diffusione è inversamente proporzionale alla radice quadrata della massa molecolare. Questo, diciamo, è quello che dice Graham. Ma da che cosa Graham ha derivato questo? Beh, Graham l'ha derivato. Se prendiamo l'energia traslazionale 3,5 kB per T, vabbè, Graham sicuramente l'ha derivato in modo empirico, no? Però anche considerando la teoria cinetica, quindi andando a prendere l'energia cinetica,
come grazie alla teoria genetica sappiamo calcolare, quindi 3 mezzi kb per t, genetica di una sola particella, la uguagliamo con l'espressione normale dell'energia cinetica, cioè mezzo mv quadro, kb l'abbiamo esplicitato come r su na, beh, vedete che 2 e 2 si semplifica, m per na è la massa molecolare, e quindi vedete che v al quadrato è uguale a 3 rt su m, quindi se vado a calcolare la velocità sarà veramente proporzionale, inversamente proporzionale radice quadrata della massa molecolare, come dice appunto Graham, quindi anche la teoria cinetica è concorde con questo. Per confrontare due gas basta eguagliare le due espressioni delle energie cinetiche e vedete che viene appunto il rapporto tra le masse. Quindi ecco appunto come abbiamo visto prima. Bene, la domanda adesso che si pone è se io ho due, diciamo, contenitori, uno con un gas A meno pesante, l'altro con un gas B più pesante. Noi sappiamo dalle leggi sperimentali dei gas ideali che se stanno nelle stesse condizioni, temperatura, volume e il numero di moli pure lo stesso, questi due gas in due recipienti diversi, ma in queste stesse condizioni, hanno la stessa pressione. Quello che ci chiediamo è vero? Dato che la teoria di Graham ci dice che le particelle più leggere hanno una velocità maggiore, quindi daranno un numero di collisioni maggiori contro le pareti del recipiente rispetto a queste che sono più lente nella collisione contro le pareti. Quindi, stando alla legge di Graham, sembra non esserci la possibilità che la pressione sia la stessa. Ma in realtà, se vi ricordate come abbiamo calcolato la pressione prima, beh, la pressione era connessa alla quantità di moto, quindi è vero sì che le particelle più veloci vanno a impattare un numero maggiore di volte contro le pareti, ma è anche vero che che le particelle più pesanti danno vita a una variazione della quantità di moto maggiore. Siccome la pressione dipende da questo, insomma, dunque la pressione dei due recipienti è la stessa, nonostante la teoria di Graham sembra, come dire, almeno inizialmente andare contro questo, ma non è vero, perché comunque la variazione della quantità di moto delle molecole più pesanti e maggiori. Bene, abbiamo finito insomma con la teoria cinetica. Vediamo che però non sempre i gas si comportano in modo ideale, come dalla teoria cinetica, come dall'equazione di stato dei gas ideali, ma specialmente quando hanno una pressione più alta di un'atmosfera e temperature più basse del punto di concentrazione del gas, quindi temperature basse e pressioni alte. Ci sono delle deviazioni dal comportamento ideale. Un'equazione che vuole far fronte a questo è l'equazione di Van der Waals, cioè questa qui, che è una correzione dell'equazione di stato dei gas ideali. Vedete che ci sono due termini in più, una costante A, una costante B e alcuni termini vicini. È una correzione veramente dell'equazione di stato dei gas ideali applicabile a certe situazioni di gas reali, ma non in tutti i casi. Vediamo cosa sono queste due costanti. Beh, la costante A tiene conto del fatto che la pressione reale, quindi la pressione che osserviamo in un gas dal comportamento reale, è in realtà minore di quella ideale, perché le molecole tendono ad attrarsi tra loro. Quindi A tiene conto dell'intensità delle forze di attrazione intermolecolare, è una costante che varia da gas a gas, nei gas imperfetti, quindi come abbiamo detto la pressione osservata è minore di quella ideale proprio perché i gas si attraggono. Tale forza di attrazione dipende anche dalla densità di ogni coppia interagente di molecole, di ogni coppia, è perciò che qui compare n al quadrato v al quadrato. Ora, noi possiamo correggere l'equazione di stato dei gas ideali andando a calcolare la pressione ideale come la pressione osservata più a n al quadrato v al quadrato. E qui c'è un errore, dovete considerare che viene più. Ok,
viene più non meno, se io porto PID dall'altro lato qui viene più, come di fatto è nell'equazione di stato, come qui nell'equazione di Van der Waals, vedete che c'è più. Quindi abbiamo spiegato questo primo termine, andiamo a spiegare il secondo termine. Bene, vedete che la costante B è una costante collegata al volume delle molecole, perché i gas reali non sono puntiformi, ma hanno volume finito. Quindi B ha un valore vicino a 30, diciamo, centimetri cubi per mole, che è il volume di una mole di gas quando condensa. Quindi B ha un valore molto vicino a una mole di gas quando condensa, quindi una mole di gas quando condensa, perciò dobbiamo moltiplicare per tutte le moli presenti, quindi per N. Quindi il volume reale è più grande del volume ideale e quindi va aggiunto questo NB, da cui estrapoliamo il volume ideale in questo modo, che va messo appunto nell'equazione di stato dei gas ideali in modo che venga corretta. E vedete che questi due termini sono proprio i termini di prima. Eccoli qui. E quindi abbiamo fatto in questo modo, spiegato l'equazione di Van der Waals. Ora, diciamo che l'equazione di Van der Waals ha i suoi limiti, perché considera le molecole come sfere impenetrabili di diametro ben definito. Un miglior modello per derivare, insomma, può derivare da considerazioni di natura energetica. Vedete, qui vi ho messo una tabella con delle costanti A e B per far vedere che variano da gas a gas. Ecco, considerazioni di natura energetica, cioè andare a vedere come l'energia potenziale spesso non è nulla come noi consideriamo nei gas ideali, ma una sua espressione come appunto può essere espressa anche matematicamente dall'equazione di Leonard Jones che vi ho messo qui. Quindi ecco l'andamento dell'energia potenziale. Vedete che l'energia potenziale tendenzialmente è nulla quando le molecole sono molto distanti tra loro, ma se dovessero avvicinarsi iniziano ad attrarsi, ecco la buca di energia potenziale, che è il suo minimo per R uguale a 1,12 sigma, dove sigma è la distanza minima che ci può essere tra due particelle che si attraggono. Vedete invece quando R comincia a diventare minore di sigma, come l'energia potenziale aumenta e quindi le molecole tendono a respingersi. Quindi, che cosa vuol dire questo? Che chiaramente se l'energia potenziale non è più nulla, ma è minore o addirittura maggiore, il gas non ha più un comportamento ideale. E questa l'energia potenziale, insomma, è diversa da zero a seconda di quali sono i valori di temperatura e pressione, perché una pressione maggiore di un'atmosfera fa sì che le molecole stiano più vicino tra loro, insomma, quindi possano attrarsi o addirittura respingersi. Quindi per pressioni molto elevate ci possono essere delle attrazioni e delle anche repulsioni, come sia anche come delle temperature troppo alte possono far sì che ci siano delle repulsioni o temperature troppo basse aumentino l'attrazione tra le molecole. Quindi, a seconda dei valori di pressione e temperatura, l'energia potenziale può essere diversa da zero, e questo influisce sul comportamento non ideale del gas. Quindi, l'equazione di stato dei gas ideali si applica solo per gas ideali, come abbiamo detto d'altronde. Possiamo usare l'equazione di Van der Waals qualche volta, ma la sua validità non è poi così efficiente, insomma, perché va considerata, studi migliori potrebbero essere fatti, insomma, considerando l'energia potenziale. Bene, anche questa volta abbiamo finito. Vi rimando al prossimo video, che non so quando sarà, e temo di non poter più fare video su qui in PowerPoint, perché mi rubano troppo tempo, quindi gli altri video saranno un po' più grezzi. Bene, al prossimo video.